Nel nostro paese altri studenti italiani che erano rimasti all'estero, 36 di loro che partecipavano al programma Intercultura erano bloccati in Honduras. Letizia Pascale. Salutate i vostri genitori. Un saluto dall'aereo prima di partire non è stato facile, ma si torna a casa. È finita l'odissea di 36 studenti che dalla scorsa estate stavano trascorrendo un anno scolastico in Honduras con un programma Intercultura, un'esperienza da sogno diventata incubo dopo l'esplosione della pandemia. Nel paese centroamericano è scattato il coprifuoco, l'esercito presidia le strade. Preoccupati i genitori dei ragazzi, qualche giorno fa hanno inviato una lettera al governo. I respiratori in Honduras si contano sulle dita di una mano, hanno ricordato. Ieri, finalmente la svolta. Dopo due giorni di viaggio e uno scalo a Francoforte, i ragazzi hanno fatto rientro in Italia. Finalmente ce l'abbiamo fatta dopo un'odissea di due giorni. Sono felicissima di finalmente poterla riabbracciare. Ai 36 ragazzi dall'Honduras se ne sono aggiunti 8 dalla Bolivia, portando ad oltre 1000 il numero di studenti di intercultura rientrati dall'inizio della crisi. È stata sicuramente un'operazione complessa, difficile e molto molto elaborata. Siamo riusciti a riportare in Italia quasi tutti gli studenti, infatti ne mancano meno di 30. 23 ragazzi italiani sono ancora in Nuova Zelanda, dove al momento tutti i voli sono cancellati, situazione che si spera di sbloccare nei prossimi giorni. Cosa accadrà quando sarà superata l'emergenza?